Madonna! Le donne. E poi? Io ho detto le donne. E mo? State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai cucire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tu fanno gomme, più sicuri si va, tu fanno è grande, esperienza ti dà, segui la via. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Radio.0 Campania Radio Sport. Fuori gara! Eccolo qui, vogliamo subito mettere il termometro sotto l'ascella perché vogliamo immediatamente misurare la temperatura di Antonio Berazzuolo. Pronto? Buon pomeriggio Michele, a te e a tutti i radioascoltatori. Temperatura alta quindi, ti sento bello pimpante. Eh sì, perché io non... Non rompo il giocattolo Michele, vado controcorrente, no, quindi allora, è una situazione che va presa di faccia. Sai benissimo che la corrente è identica qui perché mercoledì c'è la Coppa Italia, insomma, esatto, qui non esatto. Rompiamo veramente, parliamone giovedì. E allora guarda, io non è che voglio far finta che non è successo assolutamente niente. Anzi ne parliamo tra poco, ne parliamo. Tantomeno che il Napoli è una squadra tutta rose e fiori e che tutto va bene, non sono il tipo che va avanti per questa strada. Certo è che dico, c'è un impegno importante, quindi l'attualità supera l'analisi del momento. C'è un impegno importante che si chiama Coppa Italia e superare questo ostacolo significherebbe dare un senso importante alla stagione del Napoli. Quindi io invito tutti, davvero tutti, a andare avanti con calma, con queste bordate. Addirittura sento dire Mazzarri sul rogo, no? Io sinceramente non credo che sia giusto fare un attacco di questo tipo. Addirittura magari qualcuno per strada diceva no, va esonerato. Cioè, se vogliamo distruggere allora tutto, stiamo a ferro e fuoco tutto il club, ce ne andiamo a casa e ripartiamo poi chissà come, chissà perché, per una stagione che va recuperata, perché non è che qui siamo a maggio oppure ad aprile, quindi ormai i giochi sono fatti, c'è ancora tanta strada da percorrere. Questa strada va percorsa con grande tranquillità, con grande serenità, ma anche con consapevolezza, Antonio, comunque degli errori che sono stati fatti. Io partirei proprio da questo, da un esame critico, sereno, delle occasioni perdute. Su Facebook io questo ho scritto: le occasioni perdute e le occasioni da non perdere, perché in quattro giorni il Napoli poteva essere di nuovo lì. Metti quattro punti in più che potevi tranquillamente, l'abbiamo visto, guadagnare con Bologna e Siena, eri a 33 a 33. Perfetto. Praticamente sei lì. Perfetto, anche perché Mazzarri è arrabbiato in prima persona anche con se stesso, perché sa bene che i suoi avversari Pioli, Sannino e anche tutti gli altri che poi sono venuti a San Paolo a rosicchiare punti importanti se la giocano con astuzia, no, ormai hanno capito come fare, no? Bloccano il gioco sulle fasce e quindi il Napoli poi non riesce a giocare. Discorso diverso per le grandi, le big, che invece se la giocano a viso aperto, e quindi vediamo il solito Napoli. Mazzarri a caldo, secondo me non dovrebbe parlare. Su questo siamo d'accordissimo, lo dico proprio con affetto, sì. È ancora in trance agonistico. Esatto, c'è ancora l'adrenalina in circolo, quindi la verità, almeno dal mio punto di vista, lo sappiamo noi giornalisti. Antonio, però scusami se ti stoppo un'altra volta. Voglio solo chiudere questo pensiero. Lo sanno i tifosi, lo sanno i calciatori e anche lo stesso Mazzarri. Il Napoli non è una squadra da settimo posto. Sì, però... lui l'ha detto per fare da chioccia la squadra. Antonio, però io sul fatto che Mazzarri non dovrebbe parlare, ripeto, sono d'accordo. Ci sono degli impegni, ovviamente noi scherziamo. È che ci sono degli impegni, il problema è che se non parla poi Mazzarri si nasconde, se parla, cioè dobbiamo come al solito sempre ricordare che Napoli è una piazza difficilissima, stressantissima, che ti macina praticamente. Sì, assolutamente. Tutte che però, Michele, noi a Siena abbiamo visto un Napoli molle, poco reattivo,
a centrocampo sfasato, Campagnaro va tenuto a riposo, secondo me non sta attraversando un buon momento di forma, le soti non si discutono, però è meglio farlo rifiatare un po', se poi i risultati sono quelli che vediamo in campo, dove vanno in difficoltà anche Cannavaro e lo stesso Aronica. Pandev, meno male che c'è Pandev, che il Macedone ha segnato un gol straordinario di testa, stava anche per decidere, no, la partita con un bel tocco nel finale, ecco, poi a quel punto volevo vedere tutte queste critiche era ritornato il Napoli di un tempo, no Michele? È chiaro, tornava, ma basta il Napoli dell'era Mazzarri. Ma un mese e mezzo fa cosa si diceva di Pandev? No, si diceva che era un giocatore finito, che non serviva più, però è anche vero che di fronte ci siamo ritrovati il giocatore del giorno, come era accaduto anche per Moscardelli e per altri fenomeni, in questo caso Pegolo, che si è superato, così come si è superato sul rigore di Edinson Cavani, perché effettivamente quel rigore l'ha calciato bene, forte, teso, angolato, non tanto angolato, guarda Antonio, c'è la ripresa, però la guarda, ripresa se, da dietro. Se vedi con la mano è stato anche bravo nella deviazione, perché sì, non è facile deviarlo. Dobbiamo dire che Pegolo, che non è l'ottavo nano, né tantomeno il nono, se vogliamo considerare anche Datolo, è praticamente uno specialista nei rigori. Bisognava vincere, ma non si è vinto, Sibilla. E allora che cosa dobbiamo fare? Fuori fucili e cannoni? Sinceramente non è il mio modo di essere e di agire. Non è il mio modo anche di parlare, no? Perché sento dire. Ma io ho sentito e letto nomi improponibili. No, ma non per come allenatore. No, io dicevo come anche il nostro modo di analizzare delle partite. Infatti. Non mi piacciono i toni volgari, non mi piacciono determinate affermazioni. Tutto si supera con la serenità e la tranquillità. Se noi non diamo serenità e tranquillità alla squadra che poi mercoledì sera deve giocare la Coppa Italia ai quarti contro l'Inter, che è una finalissima, non lo so di che cosa stiamo parlando. Battere i nerazzurri comunque significherebbe avere un passo in finale, perché poi dopo ti ritrovi una semifinale tutto sommato abbordabile. Vedremo poi chi si qualificherà, potrebbe esserci di nuovo il Siena di Calaio, in tal caso penso che vedremo un altro Napoli. E poi è anche giusto sottolineare che con il ritorno del Pocio si è visto un Napoli con un'altra marcia. Certo. Cambio di modulo è inutile nasconderlo, credo che lo stesso Mazzarri andrà avanti per la sua strada, anche se qualche piccola variante la sta studiando, perché effettivamente, come abbiamo detto all'inizio, iniziano a capire come giocano il Napoli e quindi a bloccare le punti di gioco azzurri. Non parlerei di stagione fallimentare, perché i giudizi si danno a fine campionato, non a gennaio. Certo. E quindi lasciamo lavorare la squadra con calma e serenità, non iniziamo a prendere una frase o una mezza parola detta dall'allenatore piuttosto che da un calciatore. Anzi, ti anticipo che noi martedì saremo proprio a Castelvolturno, ore 13, tutti collegati su Napoli Magazine per un'intervista ad uno dei tesserati del Napoli, un calciatore. Quindi domani sarebbe praticamente, esatto, e molto probabilmente ci sarà anche Sibilla. Vediamo di dare questo è un evento storico. Però non mi viene nemmeno a scherzare oggi, perché poi in fondo sono arrabbiato, sono io il primo ad essere arrabbiato, no? Antonio, per però risultato. Scusami, una cosa è essere arrabbiati, certo, una cosa però è gettare fumo negli occhi ai assolutamente è tutto da buttare. No, a supporto di quello che dici c'è però, credo, da chiarire anche un altro concetto, che probabilmente questa squadra, perché io perché non sono contro Mazzarri, non è una questione di essere pro o contro Mazzarri, perché Mazzarri certe cose Mazzarri ha fatto dei risultati negli ultimi anni, no, ma le ha sempre dette. Ricordiamo qual era l'elenco di giocatori. Michele, ti interrompo un attimo, secondo te, no? Io ormai Mazzarri un po' lo conosco. Secondo te a caldo il mister voleva dire realmente? No, ma assolutamente. Che il Napoli è una squadra da settimo posto. Ma assolutamente, perché non lo pensa nemmeno. Non lo pensa nemmeno, assolutamente. Anzi, lui pensa che addirittura io sono il sicuro Napoli a inizio stagione, ecco, ma la furbizia sia del tecnico ma anche del club qual è? Quella di non dichiarare l'obiettivo. Ma loro in cuor loro sanno bene che questo Napoli se la poteva giocare con
le altre squadre che sono in vetta alla classifica e che non hanno nulla da invidiare. Ma io sono a queste formazioni. Antonio, io sono sicuro che ieri, dopo le dichiarazioni di Sella Stampa, avrà detto a tutta la rosa, a tutti i ragazzi: io ho detto che siete da settimo posto, dimostratemi che non è così. E ha cominciato già a caricarli per mercoledì, quindi assolutamente. Ma io dico soltanto un'altra cosa, però. Mazzarri ha sempre detto determinate cose. Mazzarri aveva chiesto anche determinati giocatori che non gli sono stati presi. Mazzarri sta chiedendo. Però guarda, aspetta, si prende spunto a volte da determinate dichiarazioni per dire: allora sta sminuendo il lavoro della società. Ma quando mai? Chi dice queste cose è quello che casomai se Pandev segna il gol del 2-1 dice che determinate cose, viviamolo il Napoli da vicino. Appunto. E poi si apre la bocca. Assolutamente. Io quello che stavo dicendo, che Mazzarri ha chiesto una cosa alla società. In questo mercato ci sono ancora 8 giorni per farlo: un difensore forte. Io credo che questo Napoli con un difensore forte possa migliorare sensibilmente il proprio rendimento. Il Napoli deve capire anche quali prospettive ha con Britos, perché se il giocatore è pronto deve iniziare a giocare. Ma a prescindere da Britos, il difensore forte il Napoli deve prenderlo, proprio perché la squadra deve essere comunque migliorata in ogni settore, e questo può essere il primo passo. Quindi insomma spero che questo si possa fare. Il nostro tempo è praticamente gli sgocci. Ma Michele, ti voglio piuttosto quando assolutamente vengono dette determinate cose, mi vuol capire, capisco. Ringhierò come Gattuso. Ma non con me, perché con me lo sai che, no. Che ti rilassi e vai cauto. Ringhierò come Gattuso, esatto, praticamente. Esatto. E oggi Borgonovo decreta, o meglio incorona, Goran Pandev come nuovo leader del Napoli, e possiamo dire insomma ha ragione, non ha tutti i torti. Secondo me ha ragione, diventa difficile anche metterlo da parte in questo momento. Ma a te è piaciuto a me è piaciuto tantissimo Hamsik quando ha giocato in mediana i tre anche signori lì ma davanti. Quello è il suo ruolo in nazionale, il capitano della nazionale slovacca, non a caso lì. E allora, per chiudere, se vediamo Hiller, che è un giocatore che ha delle qualità indiscutibili, che in questo momento non ce la fa, non c'è nulla di male a giocare con Hamsik e Gargano centrali, certo, i tre davanti, certo. Con Pandev, Lavezzi e Cavani non c'è nulla di male. Non significa bocciarlo né demoralizzarlo, anche perché, lo si dice con grande tranquillità, adesso riposi, però questa gara è importante, poi ne riparliamo con il Genoa, no? E vediamo anche di saltare questo ostacolo tutti insieme. Stesso discorso per Campagnaro, perché Michele, lo so, dopo due gare come tre indizi fanno una prova, come si dice. In effetti gli errori si sono ripetuti, e allora non c'è due senza tre, tocchiamo tutti ferro, assolutamente. Quindi vediamo come dice il detto, che io spero proprio di sì, che venga smentito in una maniera più assoluta. Però se Campagnaro in questo momento non è al top e si vede, ci sono delle soluzioni interne. Molti dicono Fernandez, non l'abbiamo più visto. C'è anche Grava, voglio dire. Certo, non dimentichiamoci Grava. Forse con l'Inter una certezza in più. Infatti. Antonio, a domani. Un abbraccio a tutti e forza Napoli. Radio.0 ha presentato Campania Radio Sport. Campania Radio Sport. Fuori gara. Le donne. E donne. Io ho detto le donne. E non. State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai uscire. Io ho detto le gomme. My amor. Tu fanno gomme, più sicuri si va, tu fanno grande, esperienza ti dà, segui la via. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli.